Prima di tutto, vabbè, tutti mi conosceranno, sono Paolo Pagnotta, della Maionosi, mannaggia. Sono Paolo Pagnotta, penso che tutti mi conosceranno, non so. Chi non mi conosce, sono il segretario del Camelug. E, vabbè, un fa un cazzo, tranquillamente. E praticamente oggi vi parlerò del World Wide Web, cioè del quello che vedete tramite il, insomma, Chrome, quello che sia. Tra parentesi, questa slide l'ho fatta in HTML e dopo la presentazione ve le passerò perché contengono codici che vi potrebbero essere utili. Grazie. Prego. E come dice la prima slide, I like you. Peccato che non c'è una donna. Giusto per dire. Che dire? Cominciamo a parlare della storia del World Wide Web. Chi ha creato il World Wide Web? Tim Berners-Lee, quel tizio a cui è stata dedicata la stanza sopra. L'ala verde. Esatto, l'ala verde, quella che in gergo viene chiamata ala verde. E addirittura la cosa bella è che gli hanno dedicato una targhetta sul proprio ufficio in cui è stato sviluppato il World Wide Web. Quello che vedete lì non è lui, bensì un cazzo di vigile che non c'entra niente in mezzo a tutto. Però quello è l'ufficio in cui ha sviluppato questa cosa qua. È stato sviluppato nel 1991, quindi una tecnologia abbastanza recente. Ok, cosa ha sviluppato questo Tim Berners-Lee insieme a un tizio chiamato Robert Kallin? Ha praticamente sviluppato un applicativo lato client, cioè un browser, come potrebbe essere Chromium o quello che sia, molto primitivo. Ha sviluppato un server che restituisce la pagina web desiderata e ha sviluppato quelle tre tecnologie che vediamo in mezzo. Quindi URL, che penso tutti lo sanno cos'è, praticamente è quello che noi digitiamo per andare sul sito, e nel nostro caso usiamo, che ne so, Google, http://www.google.it. HTTP è il modo con cui chiedere la pagina, cioè per dire, ok, io sono un browser, chiedo la pagina al web server, chiedo la pagina index.html, la home, e lo chiedo tramite HTTP. HTML invece è il modo in cui questa pagina viene mostrata, cioè la struttura della pagina. Molto in breve termini. Ok, all'inizio si parte da una pagina che è statica, cioè non c'è nulla, cioè non meglio, c'è una pagina che è ferma. Vedi sta pagina e basta, non puoi fare nulla. La pagina la puoi assimilare come se fosse un corpo di una persona. E questo corpo è composto da un tag read, cioè la testa, che descrive più o meno il nome della pagina, descrive un po' l'uomo, insomma, e poi un tag body. Il body descrive tutta la pagina, quindi descrive il testo che c'è dentro, le varie immagini, i vari link tra le varie pagine, quindi tutti i vari collegamenti e così via. La cosa bella, questo piccolo aneddoto che sono andato a cercare su internet, è che HTML non è il primo linguaggio con cui è stato sviluppato il web. Tipo 11 anni or sono, c'era un linguaggio chiamato Enquire, che è anche praticamente un software proprietario, che avete presente le wiki, tipo MediaWiki, Wikipedia, quello che sia? Praticamente faceva la stessa cosa, era ancora più avanzato dell'HTML. Solo cosa comportava? Comportava la gestione di un database quindi c'era un server centralizzato e quindi non era molto decentralizzabile la cosa, cioè non era molto diffondibile, come dire. E quindi è stato abbandonato. Mentre nel 1993 praticamente Tim Berners-Lee è stato attirato da delle persone che stavano nella stessa palazzina e che praticamente comunicavano tramite video, tramite segnali analogici, le proprie ricerche al piano di sopra.
E quindi ha pensato, perché non fare un modo standard per poter comunicare tra i vari piani, le proprie ricerche? E quindi qua è nato l'HTML, insomma. Ok, poi c'è il prossimo formato standard, chiamiamolo, l'HTML Plus, sempre nello stesso anno, e praticamente hanno messo questo standard abbastanza intrigante, le aziende hanno detto, ok, mettiamoci del nostro. Quindi, che hanno messo dentro? Hanno messo non so come definirlo, un testo che rappresenta l'icona quella del copyright, per intenderci. Quindi c'è la scritta, se voi scrivete ancora adesso e-commerciale trade, vi dà le commerciali, quelle commerciali, la C, quella del copyright. Non so se ci avete presente. Poi, di cosa era dotato? Era dotato di un linguaggio che permette di dire, ok, il testo può essere grassetto o no, può essere in corsivo e così via, può essere sottolineato, eccetera, eccetera. Inoltre, la pagina aveva un autore e un abstract, giusto per dire quanto era influenzato dal discorso della ricerca. Poi si poteva gestire tabelle, form e così via. Addirittura la cosa bella è che c'era la possibilità di dire questo testo me lo mostri quando stai sul browser e questo testo me lo mostri quando stampi. E si poteva gestire tramite il tag printer e il tag online. Ok, V3C. Il V3C è nato nel 1994, quindi successivamente, in seguito a un interesse abbastanza ampio sul linguaggio. E V3C attualmente comprende abbastanza aziende tipo Microsoft, Mozilla e così via. Si sente laggiù? Sì, sì. Ok. E praticamente in seguito il V3C ha lavorato per sviluppare un altro standard, il quale è HTML2. HTML2 praticamente le pagine erano semplici, erano brutte da vedere perché c'era il testo sottolineato, tutto in bianco e nero, era molto brutto, stile pagina insomma di giornale. E quindi cosa hanno inventato? Hanno messo il tag link. Il tag link permette di aggiungere del CSS, che dopo vedremo cos'è, insomma. Inoltre hanno affrontato la necessità del charset. Che succedeva? Quando è nato l'HTML, il carattere, l'insieme di caratteri con cui potevi scriverlo era solo in ASCII. Quindi era molto limitato per i cinesi, non era globale, insomma, non era diffondibile. Quindi che hanno introdotto la possibilità di aggiungere il charset, di cambiare il charset. Soprattutto è importante anche per il discorso dell'UTF-8, perché non so se a voi è mai capitato, quando voi visualizzate una pagina che non è codificata in un UTF-8, le accentate, i caratteri speciali, insomma, quelli tipo le backslash, questi caratteri qua, non vengono codificati, non vengono rappresentati correttamente, quindi c'è una sorta di punto interrogativo e non è bello da vedere, soprattutto se tipo devi mostrarlo quel giorno alla persona che vuole vedere il sito. E ok, poi successivamente ci sono stati standard come HTML3, HTML3.2, HTML4. Fondamentalmente cosa hanno detto? Ok, abbiamo fatto HTML, HTML Plus, HTML2. Come distinguiamo? Cioè, chi deve sviluppare un browser è un macello, cioè deve gestire tutti i vari, deve capire a runtime, deve capire quando riceve la pagina che tipo di formato è, che tipo di standard è, HTML, HTML Plus e così via. Quindi hanno introdotto, se vuoi codificare, se vuoi scrivere sotto un determinato standard, devi usare quella stringa all'inizio, quel testo all'inizio. Adesso, praticamente si fa sempre copia e incolla, di solito. E la cosa bella però è che con i vari standard hanno introdotto il concetto di div. Che cos'è il div? Il div praticamente è un tag che racchiude un blocco e in questo blocco permette di inserire diversi tag. Perché questa cosa? Perché per poter strutturare meglio la pagina, perché
quando si volevano visualizzare i dati, cioè quando si volevano visualizzare i menu, si utilizzavano sempre tabelle, e che cioè, le tabelle andrebbero utilizzate specificamente per i dati e non per i menu, perché non ha senso mostrare i menu con allo stesso modo dei dati. Poi c'è il TypeScript, che è molto, molto utile come cosa. Cosa permette di fare il TypeScript? Permette di eseguire codice JavaScript che rende la pagina da statica a un po' più dinamica, insomma, rende proprio dinamica. Poi c'è l'HTML4 che ha introdotto un tag molto interessante, non so quanti di voi l'hanno utilizzato. Praticamente sul sito, se voi andate su Google o su Wikipedia meglio, ci sono diversi tag, quindi c'è il tag B, c'è il tag div, la tabella e così via. Questi tag hanno un identificativo univoco, hanno un attributo chiamato id, non so se vi è mai capitato di vedere cose del genere, e praticamente questo identificativo, se messo dopo la cratella, non so come definirlo, come dirlo in italiano, calcio di vento, si può andare direttamente su quel punto della pagina. Questo è comodo perché magari per chi vuole scrivere dei tutorial o cose simili, si può andare direttamente su quel punto. Inoltre hanno formalizzato il discorso del chatset, perché prima si poteva fare in diversi modi. Adesso con il tag meta sarebbe un tag che permette, ok, noi abbiamo la nostra pagina, ma non sappiamo chi è l'autore della pagina, non sappiamo chi ascolta la pagina, e col tag meta possiamo specificarlo, tutto qui. E possiamo specificare altre informazioni relative alla pagina, tipo il chartset e altre cose. HTML5, e qui arriva il bello. Ora, che hanno detto per il V3C? Ok, abbiamo questa pagina, la prima linea praticamente cambia sempre, però è sempre lunga. Allora, accorciamo tutto e mettiamo doctype HTML per specificare che quella pagina è stata scritta in HTML5. E poi, per specificare che quella pagina è in UTF-8, basta dire meta chartset UTF-8, molto semplice. Inoltre, quelli del V3C che hanno detto, ok, molta gente utilizza Flash, quindi perché non puntare sul multimedia? Perché non puntare sullo streaming? Quindi hanno fatto un tag specifico per il video, non so se sapete, tipo 2-3 mesi fa YouTube è passato da Flash a HTML5, e quindi non c'è più bisogno di usare quel tedioso Flash che su nuovi computer c'era sempre da installare, insomma. Poi ci sono i tag semantici. Perché i tag semantici? Immaginate di essere uno sviluppatore web. Questo sviluppatore web dovrà, qual è uno degli obiettivi? Uno, sviluppare il sito. Due, rendere il più pubblico possibile il sito, in modo tale che chiunque possa andare lì e quando lo cerca su Google o su Yahoo, quello che sia, se lo vede tra le impostazioni. Quindi sono stati introdotti tag semantici che dicono, ok, questo è il leader, questa parte è il footer, questa parte è l'articolo e questa parte è la sezione. Questo permette un'ottima indicizzazione da parte dei vari motori di ricerca, insomma. Poi, che dire, ok, l'introduzione del canvas, quindi c'è la possibilità di disegnare sul... questo è utile molto per i videogiochi. E poi c'è anche la possibilità di caricare, non so se sapete cos'è gli SVG, sono delle immagini vettoriali che possono disegnare rettangoli e così via, e sono simili tra virgolette ai PNG, solo che sono immagini, insomma, c'è la possibilità di disegnare queste immagini. Che dire altro? Ora passiamo da una pagina semplice, quindi il nostro omino spoglio senza niente, a una pagina in cui c'ha un bel vestito, tutto quanto. E come passiamo? Tramite il CSS. Il CSS è sta per Cascade Style Sheet, e praticamente permette di dare un po' di design alla pagina. Che intendo per design?
design intendo font, quindi abbiamo, che ne so, possiamo mettere il font Ubuntu, possiamo, se sempre se il browser lo supporta ovviamente. Possiamo cambiare il colore alle ai testi, possiamo mettere un po' di opacità e possiamo posizionare i vari elementi all'interno della pagina, possiamo fare degli effetti tipo, che ne so, nascondi in maniera, fai un effetto con, come posso dire, nascondi con leggerezza, con trasparenza, insomma, un determinato oggetto, un determinato elemento della pagina, che ne so, un'immagine, oppure mostramela. E poi c'è anche il discorso responsive, non so se sapete cos'è il concetto di responsive. Praticamente una pagina, se io la zoomo e se la carico da mobile, insomma, la vedrò sempre adattata alla dimensione del browser, per intenderci. Quindi se io l'adatto, cioè si riesce a leggere, si riesce a leggere su diversi dispositivi, dovunque, insomma. Quindi, che dire, affrontiamo anche qua un po' il discorso della storia. Molto semplice, prima di tutto, classica paginetta in cui c'hai header, id e body. Sul body possiamo mettere, c'è un attributo chiamato style, questo dall'HTML2, e su questo style possiamo mettere i vari attributi, possiamo dire, che ne so, body, gli mettiamo background, tutta la pagina deve avere il colore verde, la pagina quel testo deve essere centrato e deve averci un determinato colore, possiamo posizionarlo tutto a destra, tutto a sinistra, quello che vogliamo, insomma. E inoltre possiamo avere, ok, il titolo è a parte, però cosa succede? In questo caso abbiamo sia il CSS sia l'HTML nella stessa pagina, il che non è bello da vedere soprattutto. Quindi qual è il secondo step? Il secondo step, ok, abbiamo la necessità di separare l'HTML dal CSS. Sono due linguaggi separati, quindi sono due linguaggi differenti, quindi è ovvio poterli separare, insomma. Quindi, prima di tutto, non so se ci vedete laggiù, ci vede? Il tag B praticamente ha un ID identificativo chiamato hello, e questo identificativo verrà pescato dal file hello.css secondo il link, e su quello hello.css si dice che il testo deve essere centrato e il colore deve essere rosso. Quindi quando noi scarichiamo una pagina web non c'è tutto il CSS, ce l'abbiamo magari separatamente, e sta noi dopo cercare dove sta CSS. Questo è per una questione di pulizia e di mantenibilità del codice. Ok, seconda cosa, avere un CSS per diversi dispositivi. Immaginate di avere una pagina adattata per una certa larghezza, tipo, non so, 1080 per, non so, quant'è, 800x600. Poi avete un dispositivo tipo quello, che ha, ok, non 300x200, ma ci avrà una risoluzione maggiore, magari, non so quant'è, però dovete adattarlo per quella risoluzione. Quindi è nata l'esigenza di dire, ok, quel file CSS me lo carichi solo se sei in un determinato contesto, cioè se io sono su, carico la pagina da mobile, da questo dispositivo, mi caricherà un determinato CSS. Se sono sul PC me ne caricherà un altro, se sono su una TV che ha una risoluzione gigantesca, di solito, che ne so, 3000 per qualcosa, per 1900, quelle 4K almeno, in quel caso mi carichi un altro CSS, perché magari devi adattare il tuo sito alla dimensione, insomma, allo schermo. E ok, CSS3, premetto, tutti i tag, tutto il CSS che vedremo, innanzitutto vi passo tutta questa cosa qua, tutte le slide, quindi potete vedere passo passo cosa ho fatto, potete fare copia e incolla volendo. Secondo, c'è un sito chiamato W3C Scuola,
in cui c'è, vi spiega passo passo anche il CSS, eccetera, eccetera. Tutti i vari tag, perché sono tanti. Insomma, c'è la possibilità di dire quel determinato componente c'ha un determinato attributi, un insieme di componenti c'ha determinati attributi, e così via. È tanto potente il CSS, dimmi. Domanda, ci sono, soprattutto negli ultimi due anni, abbiamo visto un proliferare di framework, fra cui vorrei annoverare l'ambiente modern creato di Alpha Microsoft, JavaFS per quanto riguarda Oracle, l'intero ambiente di programmazione Java per Android. No, allora, la domanda è il CSS che posso usare anche. Sì. È lo stesso. È lo stesso, però qual è il problema? Che è su che... quelli posso definire un sacco di cose per definire tre classi. No, su quello tu hai degli attributi che magari non sono supportati. Perché che succede? Ok, sul browser ci sono su questi browser ci sono tanti attributi che sono supportati. Ci sono delle persone fuori, potete aprirli? No, lì. Sera. Dicevo, su un browser magari ti legge quell'attributo lì, text shadow, però magari su Android non ti legge text shadow perché non è supportato. Ok, quindi di fatto la sintassi è la stessa, la semantica, anche il problema è che lo standard. Esatto, perché sì, nessuno, cioè dipende da chi scrive quelle cose, insomma. Ci sarà una documentazione su Android. Grazie. Prego. Dicevo, per i nuovi arrivati, insomma, noi abbiamo trattato di HTML per ora, quindi abbiamo detto HTML3, HTML4, HTML5, e poi stiamo trattando il CSS. E che dire? Ok, siamo arrivati al CSS3 e praticamente su CSS3 hanno dato la priorità alla grafica. Quindi, nuovi font, effetti fighi con il testo, cioè il testo ombrato, transizioni, quindi possiamo dare un po' di dinamicità alla pagina, possiamo applicare un gradiente, purtroppo ho scelto il gradiente sbagliato, quindi non si legge nemmeno, però se lo vedete sul PC dopo si leggerà, insomma. E poi c'è la possibilità di dare della trasparenza al testo. E inoltre, cosa molto importante, c'è la possibilità di usare le media querying. Che cosa sono le media querying? Cioè, le media querying sono delle qui, sono una sintassi per dire quando avviene una determinata condizione, mi metti certe proprietà. Questo si utilizza per le grafiche responsive, cioè su più dispositivi. Quindi se io ingrandisco la pagina, vedrò la pagina effettivamente con determinati attributi. Tipo quella diretta di origine. Sì, esatto. Cioè praticamente un pulsante grande così si può nascondere, volendo, sulla grafica mobile e addirittura si può... Oppure si può rimpicciolire a seconda delle proprie necessità. Magari si vede che un'immagine è troppo grande e non si riesce a visualizzare sull'ambiente mobile e si nasconde. Oppure si rimpiccolisce. Allora, sempre sono strano. Certo. Io programmatore web, sì. Sto disegnando una pagina. Perché per ottenere lo stesso effetto su diversi browser, come per esempio su Chrome o Safari, devo utilizzare il WebKit, oppure se sto su Mozilla, devo utilizzare il Moz. Non si può semplicemente unificare il tutto? Dice che ripetere lo stesso effetto che il browser. Allora, il problema è più che altro relativo a come viene implementato l'attributo da parte del browser. C'è chi utilizza il WebKit, c'è chi utilizza Moz, che è dato che è riferimento a Gecko. Gecko sarebbe il motore grafico di Firefox. Quindi c'è uno standard,
però lo standard è un po' lasco, perché c'è CSS3 praticamente a moduli, e essendo a moduli non è ancora completo, e quindi si cerca di, cioè non c'è uno standard comune tra virgolette, e quindi si cerca un po' di arrangiarci per quello. È un po' una risposta un po' così, però ho cercato di rispondere in qualche modo. Dimmi pure. Posso associare quindi un segno, quindi un file CSS alla stessa pagina, magari a un div deve essere rappresentato da un file.css e un altro da un altro. E ripeto, scusa un attimo, domanda? Associare a due diversi div due file CSS diversi. Associare a due diversi div due file CSS diversi. Sì, sì. Sì. Poi ripeto la domanda e la risposta. Ok, lui mi diceva, Nicolò diceva, ok, io ho due div, però io li voglio gestire su due file HTML, su due file CSS differenti. Lo posso fare tranquillamente, perché se io dico, ok, quel div viene identificato con un certo ID, cioè, che ne so, il primo è l'ID news e il secondo è l'ID footer, non lo so, quello che sia. Io posso dire quel determinato ID su un file CSS ci avrà determinate proprietà, quell'altro ID su quell'altro CSS ci avrà altre proprietà, non so, capisci? A livello HTTP non è abbastanza pesante questo di trasferimento di CSS? Oppure sì, infatti, si prende soltanto i pezzi di testo? Infatti c'è un altro, quello sarà un discorso, uno sarà un discorso dopo, okay, che allora però, uno sarà un discorso dopo, due c'è il discorso della cache, quindi ogni volta lui si ricarica il CSS relativo. Perché quello che mi chiedo è se gli passo il file di CSS oppure se gli passo soltanto il testo che mi serve a me. Passa tutto una volta solo, cioè la prima richiesta passa poi tutto. Esatto. Sia cache locale, sia cache gestita anche da Transparent Proxy. In questo caso di unica. E ok. Una seconda prima chiamata. Un attimo, scusate. Pronto? Pronto? Mi sento meglio la presentazione. E vieni se vuoi più possibile. Ok. Se vuoi che ti salutiamo, ciao. Ok, continuiamo. Scusate l'interruzione, ma qual è il problema CSS? Il problema CSS è che molte volte succede che la stessa cosa bisogna ripeterla tutte le sante volte. Tipo, che ne so, abbiamo il discorso, ogni oggetto in una pagina deve essere posizionato in maniera su determinati punti della pagina, quindi abbiamo sempre un attributo ripetuto ogni volta e non è bello da vedere uno, cioè per chi deve sviluppare è orribile, cioè mettete che ho tutto il testo di una pagina magari che deve essere di colore rosso e un solo testo che deve essere di colore verde, quindi si ripete sempre lo stesso attributo su tutti i CSS e quindi è uno spread, cioè è illeggibile uno e non è ottimizzato dal punto di vista della banda. Due, non c'è logica dietro al CSS. Perché non c'è logica? Perché non è un linguaggio di programmazione, è solo un linguaggio testo, è un linguaggio di design praticamente. Cioè sentite laggiù? Ok, quindi cosa si è inventato insomma? Siamo inventati i preprocessori, non so se si comincia così, penso di sì. E i tre principali sono SAS e LESS. Cosa sono questi preprocessori? Praticamente prendiamo un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti che quando viene eseguito permette di generare CSS o sì, CSS. Quindi facciamo un esempio del codice sopra. Noi abbiamo una funzione, ad esempio, tu dicevi border, no, tu dicevi qualunque tipo di effetto debba essere ripetuto sì, per geco, per esatto. In questo caso abbiamo proprio l'esempio che dicevi tu.
E praticamente, ok, molte volte succede di utilizzare il border radius, quindi tocca fare copia e incolla del sacro santo codice, ok, mandati ci sono anche il battibocca, e niente, praticamente qua definiamo una funzione che utilizziamo anche solo una volta chiamando chiocciola include border radius passandogli un parametro. Vedete? Sotto c'è la classe .box che fa, che include la funzione border radius e gli passa 10 pixel. Automaticamente lui ci genera il codice. E non è solo questo. Se noi scriviamo del codice e scriviamo codice ridondante, lui riesce a capire che il codice è ridondante e quando produce il CSS praticamente ci elimina il codice ridondante in maniera intelligente, ottenendo sempre lo stesso risultato. E questo è molto comodo. Inoltre c'è una funzionalità che nel CSS non viene implementata, cioè non viene implementata perché, come ho detto prima, non è un linguaggio di programmazione, è la funzionalità di ereditarietà. Quindi una classe può prendere tutti gli attributi di un'altra classe senza dover ripetere sempre la solita pappardella, cosa che con un CSS non è possibile svolgere. Ok, adesso abbiamo il nostro bel tizio che ha la cravattina, però qual è il problema? Questo sta sempre fermo, ingrassa come un porco, intendice. E quindi gli dà un po', lo fa un muove, insomma. Creiamo pagine dinamiche. E come lo facciamo? Tramite JavaScript, come abbiamo detto prima. Il JavaScript, o è una script, chiamata dal 2002. Io conoscevo fino a 10 giorni fa conoscevo solo JavaScript, non sapevo che si chiamava ECMAScript. Però di questo JavaScript ci sono diverse versioni. Quella attuale, che è la versione 5, permette l'utilizzo di, non di classi, ma di prototipi. Cos'è un prototipo? Un prototipo, come si dice, insomma. È qualcosa di simile a un oggetto, quello che comunemente, non so se voi siete esperti tra virgolette di ereditarietà, polimorfismo, di programmazione oggetti. Ve l'ha fatta fare qualcuno in questo mondo? Non lo so. Ok, perfetto. La maggior parte annuisce. Ok. E in questo caso abbiamo lo stesso concetto di oggetto, solo che non abbiamo né ereditarietà, né polimorfismo né encapsulamento. Possiamo simulare questi comportamenti semplicemente includendo, definendo un oggetto all'interno, facendo un incapsulamento tra virgolette della classe padre. Quindi prendervi l'idea, non so se vedete da laggiù qua, non credo, vedete? Bravo. Ok. Questa è la nostra classe animale. Qualcuno è fuori? Ah, ok. E noi dobbiamo definire il leone. Come facciamo a definire il leone? Non facciamo come su Java extend animale, bensì quando noi creiamo il nostro leone, il leone ci avrà un'istanza di animale interna al, cioè ci avrà un attributo animale di tipo animale, quindi non c'è un vero e proprio ereditarietà sotto questo punto di vista. E inoltre non c'è nemmeno un discorso del capsulamento, quindi non ci sono né metodi privati, solo pubblici. Praticamente si può definire una sorta di convenzione utilizzando un carattere underscore per poter dire ok, quello è privato, però in realtà non lo è praticamente, chiunque può accedere a tutto, perché il discorso dei prototipi è nato prima del discorso della codifica oggetti. Prevalentemente è stato pensato perché ok,
sto eseguendo il mio codice JavaScript, a un certo punto mi prende il matto, aggiungo un metodo alla classe. In questo modo lo posso fare con discorso oggetti, no. Cioè abbiamo le classi con determinati metodi e via. E che dire? Ok, sono i metodi statici e i metodi che possono essere richiamati solo se istanziato. Si utilizza, per definire una classe si utilizza la funzione function nel nome della classe. E inoltre, ok, è interpretata, perché quando si riceve la pagina, il codice non è codice macchina, bensì è il codice che noi abbiamo scritto. E quindi il browser deve leggere questo codice. Cosa permette di fare? Come tutti i linguaggi permette di fare dei for, dei switch, dei for, dei while, if e così via. Come possiamo scrivere codice JavaScript? Possiamo scriverlo all'interno della stessa pagina, quindi con create script e chiude script. Possiamo riferirci, come per CSS, a un altro file, un file chiamato file.js, ma può essere qualunque cosa. Qual è il problema principale JavaScript, che lo rende anche abbastanza lento? Il problema principale è che, ok, quando io definisco una variabile, noi non definiamo il tipo. Il tipo viene definito a runtime, cioè quando noi eseguiamo codice, noi ci andiamo a mettere una stringa, lui la interpreta, lui capisce che quella è una stringa. Se noi andiamo a inserirci, la cosa brutta è che se noi andiamo a inserirci un intero, potrebbe anche succedere che l'interpreta come stringa. E quindi quando vai a fare, dici, ok, questa cosa qua è uguale a questa cosa qua, potrebbe succedere che non è uguale. E lì mi stai dicendo, perché? E dopo devi fare dei cast, cioè devi dire, ok, quella variabile è di un determinato tipo. Devi forzare il sistema a vedere che quella è una variabile di un determinato tipo, quella variabile è di un determinato tipo. Ok, DOM. Stavo parlando di variabili all'interno di JavaScript. Sì, esatto. E di var, come fai tu a forzare le variabili di quando tu sei un numero, quando tu sei una stringa? Per forzarlo? Cioè, io direi che un modo c'è. È in stile C. È in stile C, cioè. Oh, ok. Tu definisci, noi abbiamo preso un if, metto il tipo, che potrebbe essere intero, e qual è la variabile? Come fai G? Sopra. Ah. Che ne sono andato qui e così tu hai detto che il tipo è il cast, sì. Casting delle var, sì. E poi tra l'altro io ti sconsiglio di utilizzare var, ti sconsiglio di utilizzare var, cosa? Perché quando tu utilizzi, no, non devi usare var, perché che succede quando tu fai var, dopo lo possiamo anche vedere dopo, è una cosa curiosa di JavaScript, perché c'eravamo imbattuti insieme a un ragazzo. Praticamente tu fai var, ma tu var i uguale a 0, tu vai a vedere su document.i, tu hai document.i è uguale a 0. Quindi significa che tu quando fai var nome della variabile, tu cioè, non solo te la definisci localmente, te la definisci globalmente. Mentre se tu fai senza var, tu la definisci solo localmente. Capisci? Questa è la differenza tra var e non var. È praticamente l'opposto. No, io per obbligare qualcosa che lo leggi come numero, leggerlo come stringa, come numero facendo il per uno. Qualsiasi, sì, potresti anche per uno. Qualsiasi cosa, vedi, c'è un per uno, dopo ti obbliga a leggerlo come numero. Eh sì, chiaro, perché non puoi moltiplicarlo, non puoi moltiplicare una stringa come intero. Come, cioè, dopo viene forzato a essere intero, è chiaro, anche in quel modo lo puoi fare. La stringa invece c'è un altro modo, non mi ricordo. Che... concatenazione. Poi fare una concatenazione. Faccio la concatenazione a turno. Sì. Ho una stringa e ok. Figo JavaScript. Figo. Figo tanto. Però. Come ci accediamo a sta cazzo? Ok. A questa pagina. Alla pagina ci accediamo tramite una struttura d'albero. Come vi ho detto, JavaScript non ha ereditarietà, ha solo struttura d'albero. Cioè, io includo qualcosa, tu includi... Eh sì, qualcuno mi sta registrando, qualcuno mi sta vedendo, insomma. E niente, tipo, cioè, window c'ha punto document e dentro document c'è tutto quello che vi serve. Dai link
a forum e così via, tutto quello che vi potrebbe servire. Quindi andando su window.document.form.button vi darà un array, un insieme di elementi che saranno tutti elementi button, e dopo potete cercare all'interno degli elementi il pulsante che cercate, che richiedete. Oppure c'è una funzione facile, se voi conoscete l'id di quell'elemento, l'id d'attributo dell'elemento, fate document.getElementById, scritto nella sintassi corretta, perché sennò è errore, e vi restituisce l'oggetto. La cosa bella è che dentro location, cioè dentro location, ok, dentro location si può cambiare pagina, quindi con JavaScript si può cambiare pagina, e dentro history ci sono tutte le pagine che tu hai precedentemente passato. Quindi tu puoi fare window.history.back o window.history.forward per andare avanti. Ok, questi sono praticamente sono degli utilizzi che si possono fare nel JavaScript. Non so se ci vedete, non credo. JavaScript permette di gestire gli eventi. Quindi se io premo un pulsante on click, si attiva l'evento on click. Se altra cosa rognosa in JavaScript è che, essendo JavaScript caricato insieme all'HTML, succede che io posso eseguire JavaScript, però l'intera pagina non è stata caricata. Quindi io faccio riferimento a un elemento che ancora non esiste. Magari faccio riferimento a un ID che non esiste. Per evitare questo, che succede? C'è un attributo chiamato onLoad, c'è un evento chiamato onLoad che viene chiamato quando la pagina è stata effettivamente caricata. E in quel caso non c'è problemi né di caricamento di nulla, ma cioè tutti i tuoi dati, tutti i tuoi attributi sono caricati e quindi puoi lavorarci tranquillamente. Fin qui ci siete? Ok, possiamo fare dei dialoghi, cioè possiamo dire ok, dimmi il tuo nome e così via. Possiamo fare degli alert, possiamo fare dei timer, quindi possiamo tranquillamente dire ogni 300 millisecondi te mi segui questo codice. Possiamo fare una cosa del genere. Che dire altro? Ok, prima ho accennato HTML5. Perché io ho fatto una serata esclusivamente client side? Perché con HTML5 possiamo gestire una memoria interna del browser. Possiamo gestire tante cose con l'interno del browser. Possiamo disegnare innanzitutto, quindi se vogliamo fare un gioco possiamo svolgerlo. Possiamo ottenere le coordinate GPS. Io qua ho messo un relativo modo per svolgere questa cosa. Proprio preso copia e incolla il codice, per intenderci. E poi ho messo anche sotto la compatibilità delle varie funzioni. Essendo un ultimo standard, non tutti i browser lo supportano. E ovviamente qual è che non supporta, che è il browser che non supporta delle funzionalità? Explorer. Esatto. Infatti supporta dalla 10 in poi, supporta queste funzionalità, la maggior parte almeno. C'è la funzionalità di drag and drop, quindi c'è la possibilità di trasferire un file direttamente sul sito. C'è la funzionalità di salvarsi permanentemente all'interno del browser dei dati che potrebbero esserti utili. Ad esempio, io svolto questa presentazione, però io non mi ricordavo che mi aveva salvato i dati sulla memoria del browser. Quindi io ho ricominciato a lavorare dopo tipo una settimana o due, non mi ricordavo che avevo già iniziato, e mi ritrovo già tutto il lavoro fatto. Lui mi ha ricaricato tutta la presentazione, perché ce l'aveva salvata sul browser. C'è un modo di cancellarla, ovviamente, però non l'ho fatto. Voglio dire, ho cancellato i cookie, ma non lo storage del browser. Altra cosa bella è il web caching. Tu dicevi prima, che succede se io devo ogni volta ricaricare il CSS quando ricarico la pagina? Sì, ma con la web caching tu puoi fare applicazioni completamente offline. Quindi una volta che tu l'hai caricata la prima volta, ce l'hai per sempre.
Questo è il concetto che sta dietro al, alle applicazioni, quelle di Firefox. Praticamente io carico la pagina, lo carico una volta e basta. Non ti sento, scusa, parlo un po'. Sì. Però che aggiungo che fa la stessa identica cosa anche alcune estensioni di Chrome, sì. Per Chrome ha fatto una volta una cosa decidente tipo funzionamento. Ah, beh, interessante. Perché tanto questo è HTML5, insomma. La cosa bella è che ci sono anche i thread. Sì, esatto, ci sono i thread. Quindi, volendo, possiamo scrivere del nostro codice che runna parallelamente all'interno del browser. Già questa cosa si può sviluppare con i timer, che noi eseguiamo codice ogni tot, però con i thread possiamo eseguire codice parallelo, semplicemente passandogli il file che esegue il codice JavaScript per noi. E poi l'ultima funzionalità che Explorer non supporta, proprio qualunque funzione, qualunque versione di Explorer non la supporta, è HTML5 Server Side. Praticamente su Facebook o su Google Plus, quello che volete, praticamente c'era newsboard. Quindi ogni volta ci arrivano sempre queste richieste. Questa cosa qua, purtroppo non ci ho avuto tempo di metterci il codice relativo, praticamente è un modo standard per poter sentire una pagina web che non si sa dove sta, cioè no, c'è l'URL, scusami, e praticamente quando arriva qualcosa c'è un evento JavaScript che viene scatenato e viene automaticamente aggiunto. Che cazzo c'è qua? Vabbè. E niente. Detto questo, ok, non è rivolta a voi la domanda, però ok, abbiamo detto pausa, facciamo pausa? La pausa? Che ora sono? Ok. Vabbè, facciamo pausa di 2-5 minuti e... sì. Allora. Ragazzi, abbiamo introdotto... Il terreno di prova non è per voi, però, ok, abbiamo introdotto questi concetti qua, però sembrano fighi, però ci sono delle problematiche, effettivamente. Quali sono le problematiche? La compatibilità, che l'abbiamo già accennata, la velocità, sia di sviluppo sia di esecuzione. Quindi come possiamo rimediare a ciò? Per quanto riguarda il primo step, cioè la compatibilità, abbiamo diverse librerie. Qua io me ne presento due perché sennò dovremmo indicare, dovremmo stare fino a domani mattina qua per dire tutte le librerie. Le più famose dico, quindi jQuery e Bootstrap. jQuery è un linguaggio, è una libreria, volevo dire, che permette di prendere innanzitutto elementi dal nostro, dalla nostra pagina HTML. Quindi possiamo dire, prendiamo tutti gli elementi che sono P. Sono che hanno come nome P, tutti gli attributi P, utilità P, oppure possiamo dire prendiamo il primo P, oppure possiamo dire tutti gli attributi che ci hanno un determinato attributo, tutti gli attributi, scusate, tutti i tag che ci hanno un determinato attributo, quindi che ne so, tutti i tag che ci hanno un determinato D. Quindi che ne so, definiamo D1 e row e noi facendo dollaro apri parentesi gratella e lo prendiamo l'attributo e lo e possiamo fare quello che vogliamo, possiamo modificare CSS, possiamo modificare il valore che c'è dentro, se si tratta di una text box ci possiamo, di una casella di testo ci possiamo, possiamo leggere il valore, possiamo scriverci dentro il valore volendo. E inoltre possiamo, ok, possiamo aggiungere dei tipi a runtime, delle classi a runtime, quindi possiamo dire che quando io clicco il pulsante
quel testo diventa di un determinato colore, oppure si sposta a destra. Possiamo fare tutto ciò che vogliamo, entro limiti nel CSS ovviamente, perché una classe, come abbiamo detto prima, è riferita al CSS che noi abbiamo definito precedentemente. Se noi aggiungiamo una classe che non esiste, non si aggiunge nulla praticamente. Poi possiamo fare degli effetti, quindi possiamo fare splash show, possiamo fare tutto ciò che potremmo fare con JavaScript, lo possiamo fare con jQuery. Qual è la differenza? È che se con, non so se andate, se avete il computer sotto, potete andare a vedere su jQuery, what is needed jQuery, una cosa del genere. You might not need jQuery. E quel sito dimostra, cioè, ogni singola istruzione jQuery a cosa corrisponde in Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, eccetera, eccetera. Quindi vi mostra, cioè vi fa capire cosa c'è, perché è importante usare jQuery, perché una singola istruzione vi salva praticamente, cioè vi rende il codice più leggibile. Quindi parole povere per me di web developer non è assolutamente. Sì. Diciamo che la strategia per la competitività è quella di aumentare il livello delle estrazioni. Esatto. Esatto. Quindi andiamo ad aggiungere un layer software aggiuntivo sopra le cose e sarà poi il layer a occuparsi della compatibilità. Esatto. Ok, per quello. E infatti, se andate a vedere sul sito di jQuery, ci sono diverse versioni della libreria, e questa libreria c'è scritto proprio compatibile con Internet Explorer fino a Internet Explorer 10, fino a Internet Explorer 7, dipende dal tipo di libreria che andate a prendere, insomma. Poi che dire altro? Ok, si possono gestire gli eventi, si può gestire l'evento di caricamento della pagina, possiamo fare chiamate Ajax, quello che in Internet Explorer si faceva con 10 righe, qui si fa con 3 o 4 righe, nemmeno, ed è compatibile con quasi tutti i browser. E se andate sempre su quel sito, lì vi mostra praticamente tutto. Quello che fa Ajax praticamente è contattare chiamate, contattare pagine senza dover per forza cambiare la pagina del browser. Quindi possiamo contattare più senza dover aggiornare la pagina, aggiornare su un altro sito, insomma, andare a cambiare pagina su un browser. Modificare direttamente l'interno della pagina senza ricaricare la pagina. No, io dico, ok, io ho un mio servizio che mi dice, ok, mi restituisce tutte le news. Io non ho bisogno di cambiare pagina per andare a vedere, cambiare pagina sul browser per andare a vedere. Cioè lui fa una chiamata al servizio, lui c'è un evento che viene chiamato quando i dati vengono ottenuti, e quando i dati vengono ottenuti vengono manipolati poi a JavaScript. Dopo puoi fare quello che vuoi con i dati. Di solito si utilizza un formato standard che è JSON, che è un formato che è compatibile con diversi linguaggi, insomma. E che dire altro? Ok. Bootstrap lo tratteremo la prossima serata, e le performance, ok, abbiamo un fottuto linguaggio interpretato, e come risolviamo tale questione? Praticamente il browser, quando leggiamo il codice, quando legge il codice lo legge in maniera umana, cioè noi scriviamo il codice e quello che noi scriviamo il browser prende e legge. Il problema qual è? È che non è ottimizzato per il browser, quindi si prende, supponiamo che quello lì, ci vedete? Mm-hmm. Supponiamo che quello lì sia il nostro codice CSS. Quello che fa il nostro minificatore praticamente prende questo codice, elimina tutti i caratteri che sono inutili alla fine del leggere il file, e praticamente ottimizza la lettura del, è come dire che compila il CSS, tra virgolette, elimina i caratteri inutili per il browser e velocizza la lettura del file.
questo fa. C'è un esempio, guarda, ci vedi? C'è il file che è leggibile e il secondo che è praticamente tutto su una linea, perché sono stati eliminati gli a capo, gli spazi, tutto ciò che è inutile praticamente. Se invece trattiamo JavaScript, oltre a fare questo, vengono rinominate, ci sono delle variabili magari che sono lunghe, non so quanto, 10 caratteri, eccetera, eccetera, vengono rinominate, vengono offuscate anche, in caratteri che non hanno senso praticamente, A, B, C, D e così via. Il problema qual è? È che se abbiamo un errore sul minificato, sul praticamente compilato, sarà dura da poter debuggare, perché abbiamo su una linea solo o su due più linee, insomma, quanto sia, quello che sia. Sì, ma ok, non è proprio una corrispondenza 1-1. Se parliamo di JavaScript, tu puoi ancora di più ottimizzare il codice rinominando le variabili. In quel caso non ci capisci niente. Perché così volendo potresti riabbellire, no? Ridentare, ci sono dei programmi, ci sono dei sintomi. Lo potresti farlo, però non cambieresti niente su JavaScript, perché su JavaScript fuori non capisci le variabili, no? Esatto. Se fa solo quello, puoi capire magari il funzionamento, ma ci metti in eternità, il che non viene. E ci sono diversi tool che lo fanno, uno è il Unicompressor, altri. La cosa bella è che molti lavorano su Node.js, non so se sapete cos'è Node.js, praticamente è un web server tipo Apache e gestisce, c'è tante tool, è scritto in JavaScript, quindi lato server c'è JavaScript che segue i codici. Non ci addentriamo su questa cosa. Detto questo, ok, tra una slide praticamente passeremo alla parte pratica. Prima di far ciò, un consiglio per rendere tutto più leggibile. Dentro una cartella che andrete a creare del progetto ci saranno tre cartelle, cioè dovresti fare tre cartelle, una per il JavaScript, una per il CSS e una per le immagini, in modo da suddividere bene il lavoro. Se no, trovare i singoli file risulta molto difficile. Detto questo, it's time to make an app. Ok, io ho tre esempi di applicazioni. Una è la cella. La cella, che intendo per la cella? La cella intendo prima di tutto il browser, dobbiamo avere la possibilità di salvare gli utenti all'interno del browser, in modo tale che succede? Chiudo il browser, riapro il browser, c'ho gli utenti cioè ce l'ho salvati per sempre, tra virgolette. Poi, per far questo cosa dovremmo fare? Dovremmo gestire il caricamento, quando c'è il caricamento della pagina, dobbiamo caricare dal nostro local storage, che sarebbe la nostra memoria permanente, sulla nostra pagina. Cioè dobbiamo caricare tutti i nostri contatti sulla nostra pagina, quindi dobbiamo gestire l'evento di caricamento della pagina. Poi dobbiamo gestire il discorso dell'aggiunta di un contatto e nulla. Dobbiamo creare una array e tutto quello che sta scritto qua, insomma. Io ho cercato per l'incontro anche di mettere un po' di codice che vi aiuta, insomma. Detto questo, ce ne sta anche un altro. Ovviamente non vi chiedo tutti, ma almeno uno, se è possibile, di svolgerlo. Questo è più semplice, perché praticamente il codice è già tutto sviluppato. Quello che mi chiedo di fare è di creare delle slide in HTML. Delle slide in HTML intendo utilizzare librerie già create, già svolte per noi, quali Impress.js, Revel.js e Deck.js. La scelta praticamente si rifà agli stili, cioè Deck.js sono le slide normali, cioè quelle di PowerPoint per intenderci. Vai avanti, però è molto lineare. Dipende poi dalla persona, dipende dai gusti della persona. Poi ci sta Impress.js, che praticamente è quello che ho utilizzato io con i vari effetti
di rotazione, di profondità, eccetera, eccetera. E poi ci sta Revel.js, che è una via di mezzo, e permette di, se cercate Revel.js, cioè degli, ci sono degli esempi che vi mostrano proprio gli effetti grafici che sono associati. E come si svolge una slide? Molto semplice. È un div, è una sezione, comunque sia un blocco di testo, in cui noi mettiamo il titolo, mettiamo il testo e così via. Nel caso di Impress.js possiamo dire la posizione all'interno del nostro mondo, del nostro spazio virtuale, quindi le coordinate x, y, z della nostra slide. Possiamo dire, la vogliamo ruotare? Possiamo dire anche di scalarla volendo. Cioè sono più ci sono molti effetti grafici dietro. E poi ci sta il text editor, che è una tipica applicazione che tutti hanno su un PC, insomma. Il text editor intendo questo qua. Io non chiedo, cioè, non fraintendetemi, non tutta l'applicazione del blocco note, solo determinate funzionalità. Cioè, noi abbiamo una text area, viene chiamato uno spazio, un testo, che noi andiamo a scrivere, e abbiamo quattro funzionalità: la creazione di un file, il salvataggio di un file sulla nostra memoria, la nostra memoria permanente, quella local storage, il caricamento di un file, e in uscita significa non chiudere il browser ma andare su un'altra pagina magari. Quattro funzionalità in croce. Non chiedo magari di fare la ricerca o cose varie, quello se volete potete anche gestirla voi. C'è una persona funzionale in più. Detto questo, grazie per l'attenzione. Adesso vi passo tutte le slide. Ve le passo o tramite vendetta, se qualcuno mi può dare una vendetta. Se le metto online. Sì, potete passare tutte le slide, non so, dove ve le posso passare? Ve le posso passare sull'evento di Facebook? Qui se almeno ti... Mi mandate le date e i materiali che favore. Le date di? Scusa? Dei prossimi incontri, se ce ne saranno altri. Le date però meglio di invite, perché non c'è... Non esiste un canale di comunicazione che non è Facebook, se no mi parlo le date sopra. No, c'è la mailing list. C'è la mailing list. Se tu vai su camelot.unica.it c'è la sezione iscriviti e lì c'è la possibilità di iscriversi alla mailing list. Bella, io c'ho un'altra domanda, sembra che sono molto bene. No, dimmi. Su che posto? So, tutto ciò che avviene all'interno di un browser è in sandbox, come giusto che sia. Sì, certo. Mi stavo chiedendo in che modo il local storage si interfaccia, diciamo, con le sandbox, perché per quanto sono rimasto dietro io nella mia immensa ignoranza, so che il sandbox, la sandbox, ti impone una serie di restrizioni molto, molto forti, fra cui impedisce l'accesso al disco. Per esempio su Chrome, per lui sviluppato un minimo Chrome, veramente la stessa cosa. Però tu non vai, cioè in questo caso tu non accedi al disco. Local storage non è un accesso diretto al disco, no, è un accesso diretto al disco. È un hashmap. Ah, ok. È un hashmap in cui associ il nome di qualcosa a un contenuto. Quindi. Però comunque in ogni caso verrà salvato il disco se è. Sì, penso di sì. Non so. Però è trasparente. Il browser. Sì, esatto. E dopo dipende dal browser, ovviamente. Perché se dopo lavoro su browser, se lavoro su Firefox, è una cosa, se lavoro su Chrome, è un'altra. Però tu c'hai un'interfaccia che è unica. No, per tutti. Questo è lo scopo dello standard, insomma. Grazie. Prego.